Ma stasera il Vangelo ci viene incontro ricordandoci una cosa straordinaria, e cioè la fiducia, che Gesù chiama fede, fiducia, fraternità, familiarità, tutta è questa sera. E allora ascoltiamo questa parola di stasera, e di oggi, per chi inizia il lunedì, per chi si affaccia in questa giornata nuova, in questa nuova settimana. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli, ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E la deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Bene, andiamo avanti, brava gente. È un Vangelo straordinario, il protagonista sono le donne, una donna che era stata allontanata dalla società perché considerata impura, quindi osa la fede questa donna, osa, non poteva toccare perché ciò che questa donna toccava lo rendeva impuro. Interessante, i cliché come a volte allontanano l'altro, lo fanno sentire un reietto, un appestato. Voi immaginate quando le persone si sentono reiette, appestate, giudicate. Che fatica, eh? A volte vedete anche le nostre parole rischiano di rendere reiette le persone. Lo ricordate quell'episodio di San Filippo Neri, quando ad una persona che si fa confessare che aveva calunniato, aveva detto menzogne sull'altro, gli dice: «Va, prendi una gallina, spennala, prendi le penne, lanciale per la città e poi vieni da me». E questo fa: prende questa gallina, prende le penne, e le getta. Poi torna, dice: «L'ho fatto, Filippo». E San Filippo gli dice: «Adesso fai una cosa, va a raccogliere, quelle penne». Lui dice: «Ma no, è impossibile». E dice: «Beh, sai dove le hai buttate? Come è impossibile? Ma se il vento le avrà portate via da tutte le parti». Così è la calunnia, il pregiudizio. Vedete, questa donna vive, direi, di un pregiudizio, è considerata impura. E allora osa. Allora questo ci dice una prima verità, Qualsiasi cosa ci accada nella vita, qualsiasi dramma possiamo vivere, dobbiamo osare la fiducia. Dobbiamo osare la fiducia, Osa la fiducia, brava gente, osatela. Questa tocca leggermente il mantello di Gesù e fu guarita. Bellissimo. Quando osiamo la fiducia, quando osiamo la fede, e qua è una fede personale, questa donna osa la fede personale. L'altro episodio invece è potremmo dire per interposta persona. Cioè, a volte ciascuno di noi può fare tanto. Il padre che viene da un'altra cultura era un soldato romano. Mia figlia è morta, gli prostrò di nel tempo e giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano». Anche quest'uomo osa la fede e si fa mediazione della figlia che ormai aveva perso la vita.
Ed è questo ci dice la preghiera degli atti quanto è importante. Io stamattina, cioè, adesso vi ho ricordato la preghiera per Stefano, per questo ragazzo, ma ci ricordiamo insieme la preghiera per tante persone. La preghiera fa miracoli, la preghiera guarisce, la preghiera fa risorgere, la preghiera fa anche un altro miracolo. La preghiera fa questo miracolo. In un grande convertito dice che sta per morire, gli dice, va un amico a trovarlo e dice: io prego per te, preghiamo perché il Signore ti salvi. Gli risponde: vedi che la preghiera non cambia Dio, cambia me. È verissimo, la preghiera cambia noi, cambia il modo di vedere, il modo di accettare la realtà, di accoglierla, il modo di difendere gli altri. La preghiera è questo miracolo, cambia noi. Quindi c'è la fede di una donna emorroista, ma anche la fede di un padre, di una figlia, di una ragazza. E di fronte a questa fede Gesù cosa fa? È bellissimi i tre gesti. Entrò nella casa, la prese per mano e la fanciulla si alzò, la figliola si alzò, bellissimo. Ma prima di questi tre gesti scaccia via il chiasso, andate via, c'erano i flautisti, l'agitazione, è bellissimo. Cacciare via, allontanare le preoccupazioni. Cioè, dice, se vi fidate, quindi allontanate tutto ciò che ci rende inquieti, vedete che il miracolo arriva. E arriva attraverso tre gesti. Bisogna entrare nella vita dell'altro, nel cuore delle persone, nella situazione in cui stanno. Bisogna prendere per mano, bellissimo questo gesto di Gesù, prendere per mano. Io immagino che qualche volta voi avete sperimentato questo, con tra fratelli e sorelle, quando vi tenete la mano e vi dite coraggio, coraggio, la stringete, fate sentire, non date quelle mani flosce, no? La sentite la mano, forte, no? Sentite la presenza di una persona, di vostro fratello, di vostra sorella, oppure tra genitori, quanto è bello vedere i genitori che a volte stanno a tavola e mettono, poggiano la mano sulla mano della mamma o viceversa, no? La mamma. Sono dei gesti educativi di amore verso i figli straordinari. Non aver paura dell'affetto, bellissimo. Gesù ce lo insegna, prende per mano. Ancora due amici, bellissimo. Fa sentire il calore umano, la vicinanza, è quello che fa risorgere le persone. Ecco perché la fede si traduce in fiducia. La fiducia opera poi il miracolo dello stare insieme, no? La fraternità. La fraternità crea la familiarità. Ecco, ci auguriamo questo. Dato che parliamo di donne, anche nella vita di San Francesco ci sono tre grandi donne. C'è la madre che lo libera dalle catene, vi ricordate? C'è Chiara che lo incoraggia nella scelta di andare avanti. C'è Donna Jacopa che lo coccola, che gli è vicino nei momenti di difficoltà. Ecco, stasera ho voluto un po' mettere al centro la figura della donna. È come donne salvate che salvano. Il Vangelo ce le dona salvate. Francesco, la vita di Francesco ce le dona che salvano. Bene allora, bene, bene Imma, che dici allora? Andiamo avanti? Bene, concludo perché voglio imparare ad essere un po' più breve. Così in questi periodi estivi facciamo un 10, massimo 15 minuti, ma non di più. Prima ne facciamo sempre 20, 25. Ecco perché non solo ci auguriamo buona serata, brava gente, buona giornata per chi si affaccia domani mattina. Voi mi perdonate se sono stato un po' seduto stasera, sì? Non abbiamo camminato, ma sono stanco e poi domani ci tocca un viaggio fino ad Alessandria. Quindi vi ricordo domani ad Alessandria, mi raccomando. Ecco qua, prendo i saluti, eccoli qua.
dove stanno, uno, due, tre, uno, due, tre, dove sono. Eccoli qua. Questi registri sono un nome straniero e dubbio mi sono permesso di scrivere. Eccoci qua, andiamo. Stasera siete anche poco, quindi facciamo presto. Come state voi intanto? Come state? Ditemi che andiamo avanti con fede, fiducia e fraternità, e familiarità, tutta F stasera. Ci manca solo Fortunato, no? Che scherzo. Bene allora. Ma ci mancherebbe padre, va bene. Alessandria vi aspetto, passatevi la parola, Alessandria, Asti, le zone domani sera. Allora, Olimpio e Ciro vorrebbero gli auguri e una benedizione per i loro 49 anni di matrimonio. Forti, forti, Poi devo salutare tutte le persone che ho incontrato in questi giorni, sia ieri durante la giornata che oggi. Voi mi coccolate, ma non solo nelle cose, ma anche il vostro sguardo, è semplicemente straordinario, Vi porto tutti nella preghiera, tutti. Poi Nicoletta vorrebbe gli auguri per la nipotina Martina, 14 anni oggi, Nicoletta avanti, figlia di mio fratello che domani compie 14 anni, è anche una benedizione sicuramente, la zia Nicoletta, bene Martina, sua zia Nicoletta, giusto per Martina, ok. Emanuela e Stefano vorrebbero gli auguri e una benedizione per i loro 30 anni di matrimonio, anche per i figli Daniela ed Eleonora, forti, Daniela ed Eleonora, ogni bene anche per i figli. Sono Emanuele e Stefano e mio marito, ci saranno i nostri figli Daniele ed Eleonora, bellissimo, ogni bene, è una benedizione sicuramente, a voglia che ve la dono volentieri. Forti, state a tavola tutti insieme, datevi la mano però, Avete fatto, ho visto che l'avete fatto, vi siete date la mano. Poi Paola, Agostino, Fabio ed Elena vorrebbero gli auguri per la mamma Gabriella, 78 anni oggi. Ogni bene Gabriella, San Francesco ti sostenga. Poi Tiziana e Lorenzo vorrebbero gli auguri e una benedizione per loro 40 anni di matrimonio e per tutta la famiglia. I figli, le nuore e la nipotina Ivory. Forte, forte, Chiediamo anche una benedizione, sicuramente, San Francesco vi sostenga. Silvano vorrebbe gli auguri e una benedizione per i suoi 75 anni. Silvano, forte allora. E avanti, aspettiamo gli 80 e poi sempre di più. Ok? Poi Tina, la signora vorrebbe un saluto e una preghiera di guarigioni per Franca, sicuramente. Franca porta il nome anche poi di Francesco. Certo che la salutiamo. Poi Pasquale e Maria Laura, i signori sono sposati oggi a Treviso e quindi oggi festa grande, immagino che la festa continuerà, state con tutti insieme. Pasquale e Maria Laura, i signori sono sposati oggi a Treviso e vorrebbero gli auguri. Benissimo, allora forti, tanti auguri. Dato che state festeggiando il matrimonio proprio oggi, si può cantare tanti auguri a te, ma io non sono bravo, la vostra famiglia cresca all'ombra e al cuore di Dio. Poi attraverso che sono anche i nostri frati francescani. Bene allora, andiamo avanti e San Francesco vi sostenga e vi benedica tutti. E ci ricordiamo vicendevolmente nella preghiera. Ad agosto vengo ad Assisi, come vediamo un po', ogni tanto leggo qualche commento. Dov'è? È scappato. Io poi ad agosto, dal 9 agosto credo al 20 sarò a Scala, e sono molti appuntamenti, c'è San Lorenzo patrono del mio paese, oggi l'avete visto, c'era la messa in diretta su Rai 1 da Scala, c'era il nostro vescovo e avanti. Allora domani sera ad Alessandria, chi può vi aspettiamo, domani non vivremo il commento al Vangelo. Provvediamo, ma adesso vediamo e vediamo che succede, perché dalle 20:30 avremo la diretta sull'incontro di Alessandria, la piazza di Francesco, e il tema è l'ospitalità. Ospitali? Sì? Sì. Buonasera, brava gente, buona giornata, brava gente, vi lascio.
parente ti vede un po' turbato, chiedi a noi come stiamo, ma tu come stai? Coraggio anche a te, sii forte. Grazie Carmela. No, non sono turbato, sono solamente un po' stanco, eh? E avanti, 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 ok? Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente, guardate che bel cielo.